Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere intervenuti in questo lieto evento che rappresenta appunto la presenza del Frignano e l'apertura del Frignano alla campagna elettorale per le elezioni europee, campagna elettorale che appunto ci vedrà andare a voto il 25 maggio e l'occasione è particolarmente lieta perché a questa campagna elettorale partecipa lista Fratelli d'Italia che vede tra i candidati, oltre all'onorevole Gianni Alemanno, figura storica del partito, figura storica della destra italiana, un nostro carissimo concittadino Enzo Maiano. E questa occasione vuole essere appunto giusto omaggio, il gradito omaggio che il popolo di Frignano, ma in particolar modo l'amministrazione comunale con in testa il sindaco Gabriele Piatto vuole rendere a Enzo, al quale consentitemi, probabilmente vorranno gli intervenuti di fare un piccolo omaggio personale. Ad Enzo e alla famiglia di Enzo lega un rapporto di amicizia, di affetto, un rapporto di stima e per il quale io posso assicurare che il lavoro che faccio ho avuto modo di verificare anche quando Enzo si è apprezzato anche nell'ambito della pubblica amministrazione nel quale ricopre il ruolo di funzionario della direzione regionale delle entrate. E se è vero come è vero che Enzo oggi ha svolto un matrimonio con la politica e se è vero come è vero che il Partito Fratelli d'Italia ha come valori la coerenza, la trasparenza, l'onestà, allora questi valori sono rappresentati da Enzo Maiano. Più bravura di me nel presentare questo evento, per cui ringrazio il coordinatore provinciale Gigi Gangiano, passo la parola al sindaco Gabriele Pianto. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera e grazie per l'attenzione. È un momento bellissimo per me perché do il benvenuto Enzo Maiano e a Gianni Alemanno per questo inizio di campagna elettorale in un momento particolarmente bello per me. Inizio di nuovo le campagne elettorali sotto il simbolo di Alleanza Nazionale. Voi sapete benissimo il mio percorso, sempre coerente, continuo, sotto i valori, il simbolo di Alleanza Nazionale, ho iniziato nel 96, ho fatto tre campagne elettorali alle provinciali e sono stato sempre eletto con il simbolo di Alleanza Nazionale. Nell'ultima occasione fummo candidati sotto il simbolo del PDL proprio perché c'era stata questa fusione, era scomparso il simbolo, un simbolo che mi è mancato tantissimo perché quella fiamma rappresenta per tutti noi che abbiamo fatto storia, abbiamo fatto tante battaglie elettorali nel credere in quei valori che rappresenta quella fiamma e quel simbolo è stato comunque e con di nuovo la discesa in campo, il reingresso di quel simbolo all'interno dei Fratelli d'Italia è scattata di nuovo una molla di entusiasmo che serve soprattutto in questo periodo storico delicatissimo per
anche presentarsi avanti a tutti voi. Oggi quindi vi dico, è un momento bellissimo perché si ritorna con un simbolo forte e con delle persone veramente in campo. Come Gianni Alemanno, che ha rappresentato un po' la storia di Alleanza Nazionale negli ultimi 30 anni, è stato autore di tante battaglie che sono state costrette a rinventare. E soprattutto la cosa bella, iniziamo questa campagna elettorale alle europee con un figlio della nostra terra, con Enzo Pagano, che è veramente una persona per bene, una persona che nella sua professione, nel suo ambiente, si è saputo fare apprezzare e si sa fare apprezzare da tutti. E il loro compito è veramente arduo, è un compito arduo perché in questa fase, dicevo, Alleanza Nazionale Fratelli d'Italia rappresenta quel partito identitario nel quale i cittadini sentivano la mancanza, di un partito forte che sventolasse forte i valori della destra italiana, i valori del nazionalismo, i valori della protezione dell'italiano, valori che in questi ultimi anni si sono persi, e soprattutto il valore, il concetto pieno della democrazia, della democrazia rappresentativa, perché nel corso degli ultimi anni con questi sistemi elettorali si è perso veramente il rapporto tra i cittadini e la politica. E nonostante è evidente tutto ciò, ecco il perché io poi sono convinto di fare questa battaglia sotto i colori di Alleanza Nazionale, nonostante sia evidente tutto ciò, si continua oggi a proporre e a discutere di sistemi elettorali che allontanano ancora di più i cittadini, gli elettori, dalla politica, dalla rappresentatività, perché si toglie il porcello e si mette in danno, perché nessuno si vuole misurare con la preferenza, e della mancanza della preferenza, è stata la mancanza della preferenza che ha allontanato i politici dai cittadini e ha allontanato il popolo dalla politica, dalle istituzioni, perché se il politico non sente la necessità, se non sente la responsabilità di dover andare a chiedere il conto, il voto, chiedendo il conto e dando conto di ciò che ha fatto nella sua esperienza nell'istituzione, è ovvio che non si intende. Noi ci troviamo davanti ad un Parlamento di nominati, davanti ad un Parlamento di persone che nessuno dei quali conosce i veri problemi dell'Italia, i veri problemi dei cittadini. I rappresentanti in Parlamento non conoscono neppure un tecnico dei problemi che conosce un consigliere comunale che ogni giorno è contattato da centinaia di suoi concittadini che gli prospettano i loro bisogni più elementari. Noi come amministratori comunali, come sindaco e come consigliere e assessore comunale ci troviamo ogni giorno a dover alzare le spalle rispetto a delle richieste di famiglie, di madri, di papà, i quali ci dicono che non hanno neppure il latte per comprare i loro figli. E come facciamo a spiegare che devono pagare le tasse? Come facciamo a dire vicino ad un cittadino, guarda, purtroppo la tassa si deve pagare quando non lavorano da 2 anni? È questo che la politica non comprende, questo dovrebbe comprendere la politica, è questo che i nostri rappresentanti. Sì, faccio questa campagna all'europeo, vado a chiedere i voti, ma la gente mi dice, scusa, ma tu che fai per noi? E c'era fatta vedere veramente Enzo. E dicevo, i valori che i nostri rappresentanti, io mi rivolgo a loro, è quello di portare all'interno delle istituzioni questo grido di allarme. Oggi occorre creare lavoro. E guardate, sono ancora di questa battaglia del Faccio in Alleanza Nazionale, perché nonostante oggi si prospetta
storia di partire da un partito serio, quello di Alleanza Nazionale, un partito che ha una storia, una cultura politica, una storia, una cultura istituzionale, giuridica e dei valori forti che pongono all'attenzione e al centro dell'attenzione della politica, dei programmi politici, l'Italia e soprattutto l'Italia, con tutto l'amore per la solidarietà, con tutta la carità cristiana che possiamo avere nei confronti di tutti, ma oggi occorre partire fortemente dall'Italia. Allora, nel augurarvi veramente un successo elettorale, nell'augurarvi veramente avrà Alleanza Nazionale, che sono certo riuscirà a superare le soglie previste, perché nel momento in cui i tanti indecisi vedranno all'interno della cabina elettorale, aprendo la scheda, vedranno ancora il simbolo di Alleanza Nazionale, sicuramente voterà. Sono convinto che il consenso e la percentuale sarà ben lungi, ben lontana e al di sopra di quanto previsto dagli ultimi sondaggi, che hanno dimostrato negli ultimi anni di sbagliare, perché a volte hanno degli interessi. Allora io vi faccio gli auguri e mi auguro che veramente siate eletti in Europa e che in Europa sappiate rappresentare i valori dell'Italia, degli italiani e del Mezzogiorno. Auguri Gianni, auguri Enzo, 5.000 persone. Ringrazio il sindaco, che non perde appunto l'occasione di svegliare gli animi, e lo ringrazio dell'intervento. Lui è nato a Bari, è stato presidente del Fronte della Gioventù, dopo Gianfranco Fini è stato segretario nazionale del Movimento Giovanile del Movimento Sociale, deputato degli anni dal 2001 al 2006, nonché ministro delle politiche agricole del governo Berlusconi, sindaco di Roma, e onorevole, forse qualcuno si sta prendendo per votato Ignazio Marino, lui è Gianni Alecanda. Grazie, io sono veramente contento di essere qua in mezzo a voi, essere a fianco al sindaco Gabriele Piatto, che vive quell'esperienza difficile e sempre più problematica che è quella di essere sindaco. Sicuramente oggi, tra le diverse cariche istituzionali, quella del sindaco è la più difficile, quella che dà una difficoltà notevole, perché si è direttamente a contatto con i cittadini, si hanno responsabilità crescenti e però le risorse vengono tagliate sempre di più in maniera drammatica. E sono contento di essere a fianco a Enzo Pagano, perché devo dire che è veramente una grande sfida, un grande atto di fede, di coraggio, di voglia di fare entrare in queste elezioni europee, rappresentare un territorio, riuscire a dare una prospettiva a tutte quelle che sono le istanze che voi portate ogni giorno nella vita quotidiana e che c'è nella realtà sociale di questo territorio. Ecco, io vorrei partire da una notizia che è comparsa oggi sui giornali e che è una notizia che non può non sconcertarci. Oggi i giornali hanno pubblicato che i 10 italiani più ricchi valgono quanto 500.000 operai. 10 persone, 500.000, per mezzo milione di persone. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che oggi non è solo l'antica divisione che c'è sempre stata tra persone più ricche e persone meno ricche, più povere e così via, ma oggi si sta creando un vero baratro, una vera spaccatura fra un'elite sempre più ristretta e sempre più terribilmente ricca e una realtà popolare che si sta sempre più impoverendo. Ci sono realtà popolari che non riescono ad arrivare a fine del mese, ci sono, come ha detto prima il sindaco, persone che non riescono ad arrivare alla fine del mese perché hanno pensioni sociali di poche centinaia di euro, c'è un ceto medio che si sta sempre più impoverendo e
nazionale, dobbiamo ricordare la tragedia di difendere l'interesse nazionale in Europa e nel mondo, perché senza questa cosa noi non usciamo la crisi economica. Quando noi parliamo di nazione, quando Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale parla di nazione, non parla solo di cose che ci stanno tantissimo a cuore, che l'inno nazionale, il tricolore, la nostra identità nazionale, la nostra storia, la nostra cultura. Non è solo questo. Oggi parlare di nazione significa parlare delle condizioni sociali del nostro popolo, significa parlare dello sviluppo, significa parlare della fine del mese, significa che noi non vogliamo e siamo stanchi del fatto che noi siamo la prima generazione di italiani che non è in grado di garantire ai propri figli un avvenire migliore di quello che abbiamo avuto noi. I nostri nonni, i nostri padri lo vogliono fare, noi lo possiamo fare. Allora, ripeto, la sovranità nazionale è decisivo e vi voglio fare alcuni esempi semplici per far capire che non stiamo parlando di cose astratte o di sparate ideologiche o qualcosa di lontano. Primo esempio che voglio fare, il commercio internazionale. Noi abbiamo l'assurdità di una costante apertura delle nostre frontiere alle merci e prodotti che vengono dalla Cina, dall'India, dove ci sono condizioni sociali, condizioni sindacali, condizioni ambientali totalmente diverse dalle nostre e quindi possono produrre a costi 10 volte inferiori alle nostre imprese. L'ultimo atto folle è stato fatto dal Parlamento europeo è stato quello di azzerare, anzi di ridurre il 55% i dazi sull'importazione di agrumi che provengono dal Marocco e facendo questo, e accadrà l'anno prossimo, si dà una mazzata ulteriore, forse definitiva, a tante parti dell'agricoltura del Mezzogiorno d'Italia. Ma la cosa più grave è che nel Marocco oggi vengono ancora usati i diserbanti 30 anni fa, in Marocco non è ancora usato il DDT, quindi si fa anche un attentato alla salute dei nostri consumatori. Perché è stato fatto questo? Perché soprattutto questa cosa è stata votata non solo dai parlamentari degli altri paesi, che italiano parlamentari di altri paesi, ma anche dagli europarlamentari italiani del Partito Democratico. Come è stato possibile fare una sciocchezza simile? Ve lo dico io, perché si doveva dimostrare che noi eravamo aperti, attenti agli interessi degli agricoltori marocchini e che se lo avessimo fatto saremmo stati retrogradi, saremmo state persone chiuse, avremmo dimostrato che pensavano soltanto al nostro egoismo. Questo è il ragionamento demenziale che in questo caso, come in mille casi, viene fatto aprendo indiscriminatamente le nostre frontiere a produzioni che non possono o non devono entrare nel nostro mercato interno. Noi dobbiamo difendere il nostro diritto. E poi voglio fare ancora un altro esempio, quello relativo all'immigrazione. Amici, non si è mai visto un atteggiamento tanto demenziale quanto quello che l'Italia sta seguendo sul fronte dell'immigrazione. Poche settimane fa il Parlamento italiano ha votato l'abolizione del reato di immigrazione clandestina. Questo vuol dire che non sarà più possibile espellere un immigrato clandestino dal nostro paese, perché quando non è più reato, non è più reato penale e diventa infrazione amministrativa, è chiaro che con una multa, con un provvedimento, con un pezzetto di carta che è legato a un immigrato, non si ottiene nulla ed è impossibile espellere un immigrato dal nostro territorio. Subito dopo questa decisione, il ministro, attenzione, dimenticavo, decisione votata non solo dalla sinistra italiana, ma votata anche in Parlamento, mi vuole dirlo, anche dai parlamentari del Nuovo Centrodestra e di Forza Italia. Solo Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale ha detto no insieme alla Lega, no a questo provvedimento. Subito dopo, pochi giorni dopo, il ministro degli interni, Agenzia Alfano, Nuovo Centrodestra, ci ha informato che ci sono dai 600.000 agli 800.000 nordafricani che sono pronti a sbarcare sulle nostre coste. Non sono cifre mie, sono cifre sue. E allora com'è possibile fare una scelta di questo genere? E com'è possibile creare una situazione per cui noi oggi dobbiamo accogliere e non espellere persone che vengono disperate, anche che vengono senza avere nessun diritto per stare qua, senza avere un lavoro? Persone che camperanno facendo atti predatori, facendo illegalità, portando degrado dentro il nostro territorio. Sia chiaro, nessuno fa il razzista o il xenofobo, siamo in
essere? Ve lo dico io, mediamente costa 30 euro al giorno. 30 euro al giorno per 30 fa 900 euro al mese. Ci costa 900 euro al mese. Quanto prendono i nostri pensionati sociali? Quanto prendono in pensione le nostre vecchiette? Se non quanto? 500, 350 euro al mese? Possiamo fare queste cose e accettare questa realtà? Noi dobbiamo saper difendere il nostro interesse nazionale, perché la solidarietà è un conto, ma la capacità di mostrare fermezza, serenità, difesa delle nostre frontiere è un altro lato altrettanto importante. Ultimo esempio che voglio fare, strettamente legato alle condizioni economiche del Mezzogiorno d'Italia, è quello relativo ai risultati europei. Vi stavo parlando dell'euro. Cosa vuol dire praticamente l'euro? L'euro non vuol dire soltanto Maastricht, l'euro vuol dire anche il patto di stabilità e crescita. Il patto di stabilità e crescita fissa dei limiti invalicabili agli investimenti degli locali, delle regioni, dello Stato. Il sindaco lo sa bene, io lo sapevo bene, ci sono dei tetti che anche se hai soldi in cassa tu non li puoi spendere e non puoi fare investimenti, perché altrimenti ti aumenta il cosiddetto indebitamento futuro del tuo Stato e di tuoi enti locali. Risultato pratico? 17,5 miliardi di euro bloccati nelle casse dei nostri comuni, delle nostre province, che non possono essere spesi. Non possono essere spesi per fare le strade, per fare manutenzione ai edifici scolastici che cascano in testa ai nostri ragazzi, non possono essere fatti per fare infrastrutture, non possono essere utilizzati per dare nuovo lavoro, insomma realtà bloccata. Non basta, ci sono 11 miliardi e mezzo di fondi strutturali che al termine della programmazione, l'ultima programmazione, non sono stati spesi, e se noi non li spendiamo e non ci riusciremo entro la fine 2015, rimarranno, saranno rimandati indietro a Bruxelles 11 miliardi e mezzo. Amici, fate un po' di calcoli, 17 miliardi e mezzo più 11 miliardi e mezzo, ma quanti miliardi fanno, Diego? 29 miliardi, ma avete idea di quanti posti di lavoro si possono fare con 29 miliardi? Quanti investimenti possiamo realizzare? Che spinta produttiva di sviluppo possiamo dare al Mezzogiorno d'Italia? E allora perché non lo possiamo fare? Perché dobbiamo essere bloccati con il momento stesso in cui i nostri giovani devono andare all'estero a cercare lavoro, a cercare speranza? Noi diciamo di no a questa Europa del rigore, noi vogliamo difendere l'interesse nazionale, noi vogliamo fare grandi politiche di sviluppo che permettano al Mezzogiorno d'Italia di crescere con la propria identità, perché quando si parla di politica del Mezzogiorno non bisogna riprendere l'errore del passato, in cui fare le politiche meridionali si deve dare soldi alle imprese del nord perché prima erano investiti al sud e poi quando hanno finito i soldi tornavano di nuovo al nord, lasciando soltanto il deserto dentro le nostre realtà, dentro le nostre città, dentro i nostri territori. Non è questo lo sviluppo. Sviluppo si deve investire sulle vocazioni del Mezzogiorno, su quello che è l'agroalimentare, su quello che è il turismo, su quello che sono i beni culturali, su quella parte importante di Made in Italy che viene fatto nel Mezzogiorno d'Italia per antichi saperi e per la nuova ricerca scientifica che può essere fatta attorno alle nostre università. I nostri laureati nel Mezzogiorno vanno in giro per il mondo e diventano ricercatori primari nelle università, ricerche di tutto il mondo. Perché non devono farlo nel Mezzogiorno? Perché non devono essere luoghi di start-up, di imprese che creano una nuova ondata di industrializzazione nel Mezzogiorno, non di cose di scarso livello, ma di alto livello scientifico? Queste sono le frontiere su cui il Mezzogiorno può crescere. E in più noi diciamo che bisogna ritornare su un'antica richiesta mai soddisfatta nel Mezzogiorno, di avere una fiscalità di vantaggio. Le imprese del sud hanno meno opportunità, hanno meno servizi, hanno meno mercato di quelle del nord, devono pagare meno tasse, e questa è una rivendicazione che possiamo realizzare proprio utilizzando quei fondi strutturali che oggi sono bloccati. Ne ho parlato col presidente Caldoro, il presidente Caldoro lo sta già cominciando a fare, dovrebbe essere una grande rivendicazione che noi dobbiamo portare al Parlamento europeo. Allora lo vedete bene, noi possiamo rimettere in moto questo paese, non si è scritto da nessuna parte che la crisi e il declino debbano far parte della nostra storia e tantomeno nel Mezzogiorno d'Italia. Ecco perché cari amici, e non voglio concludere, ci vuole Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Noi siamo l'unico partito che mette al primo posto l'interesse nazionale sul internazionale, e lo facciamo per creare sviluppo e per creare lavoro, e siccome crediamo proprio in un'unità nazionale
lo siamo perché veniamo alla destra, perché veniamo da una grande tradizione che ha fatto del tricolore della bandiera il fatto essenziale. Noi sventolavamo il tricolore da giovani, quando non lo faceva nessuno e si era criminalizzato il tricolore. Noi abbiamo fatto di questa battaglia il senso della nostra vita e proprio per questo oggi c'è bisogno di fraternità e alleanza nazionale. Ovunque andiamo troviamo un grande risveglio, tante persone di Roma, giovani, anziani, ritorno ai riferimenti della destra, ma proprio perché essere destra significa mettere l'Italia al primo posto. Quindi, cari amici, e lo dico a Gigi Cangiano, lo dico a tutte le persone che stanno impegnando, a Marco Cerreto, alle persone che stanno lavorando su questo territorio e quindi ovviamente anche a Enzo Pagano, noi siamo gli alfieri, siamo i portatori di una nuova speranza, solo ripartendo l'Italia, solo ripartendo la nostra identità, solo ripartendo la nostra storia. Quelli che sono gli argomenti seri di questa campagna elettorale. Nulla, è arrivato il momento di presentare un nostro concittadino, è arrivato il momento di presentare un amico, è arrivato il momento di presentare, come dicevo, una persona per bene, è arrivato il momento, Gabriele, di presentare quella persona che ha risvegliato in noi il sentimento di fare politica. Signore e signori, Enzo Pagano. Buonasera a tutti, buonasera dopo il discorso di Gianni Alemanno, del giovane Alemanno, perché vuole essere chiamato giovane Alemanno, per me diventa un po' difficile perché prima cosa sono molto emozionato, perché è il mio paese e venendo ogni volta che passo in questa strada, scusatemi la commozione, ma la strada dove mio nonno mi ha insegnato ad attraversarla la strada, però detto questo dobbiamo affrontare i problemi che ci accingiamo ad affrontare. La mia candidatura parte da un incontro con Giorgia Meloni, voluta, ho scherzato prima dicendo corteggiata da Giorgia Meloni, perché sapete benissimo che Giorgia Meloni ha fatto una scelta coraggiosa, perché se oggi noi qui rispetto a tanti altri dobbiamo impegnare molte più forze, perché il primo nostro obiettivo è quello di superare la soglia del 4%. 4% anche se i sondaggi ci danno in una posizione già superata abbondantemente. Però, ripeto, il motivo della mia candidatura, ci tengo a precisarlo, io non ho interessi personali da difendere, non ho posizioni da occupare, ma è stata soltanto mossa dalla volontà di scendere e di affrontare i problemi che oggi l'Italia sta attraversando. L'Italia è in una crisi profonda, questo ve lo posso dire, ma io qui mi sento a casa, ma perché tutti sanno il lavoro che io faccio. Io lavoro in Agenzia delle Entrate e ogni giorno i nostri trend, le nostre diciamo sondaggi, chiamiamoli così, si rilevano numerose chiusure di aziende, di partite IVA.
Questo che cosa significa? Che sono tutti quegli imprenditori che purtroppo sono in grosse difficoltà, che nonostante la buona volontà, la storia aziendale alle spalle, sono costretti a chiudere perché purtroppo la crisi non la riescono più ad affrontare. Questo che cosa significa? Significa disoccupazione. Oltre quella giovanile, io ci tengo a precisarlo, l'ho detto e lo ripeto, c'è un'altra fascia dei disoccupati, è quella del quarantenne, cinquantenne che perde lavoro, perché il proprio datore di lavoro con tutti gli sforzi è arrivato un giorno e ha dovuto dire io devo chiudere l'azienda. Ebbene, allora il quarantenne, il cinquantenne che perde lavoro si sente dire sei troppo giovane per andare in pensione e sei troppo vecchio per ricollocarti nel mondo del lavoro. Allora io mi chiedo, quel giovane, quel disoccupato, quella persona che perde lavoro, che cosa dovrà dire alla propria moglie o ai figli a casa, come diceva il sindaco, l'amico Gabriele, non hanno nemmeno i soldi per poter comprare il latte. Allora noi tutti ci dobbiamo guardare dentro, ma soprattutto dobbiamo fare un atto, diciamo, di coscienza, ma in particolare quella di andare a votare, perché guardate, quello che sto io avvertendo in questi giorni di campagna elettorale, anche se la mia prima esperienza, all'inizio mi sono tremate le gambe, però mi sta affascinando ogni giorno di più, e quello che mi affascina è soprattutto il contatto con la gente, vedere tutti quanti qua stasera, amici d'infanzia, persone che conoscenti, mi dà un'emozione grandissima. Io vorrei cercare con l'impegno, con la dedizione, non lesinando nessuna energia, poter dare un giusto contributo, ma soprattutto dare un contributo all'Italia, perché l'Italia purtroppo in Europa non è considerata una nazione di serie A, è considerata una nazione di serie B e forse anche di serie C. Questo per una serie di motivi, soprattutto perché forse le elezioni europee, l'appuntamento europeo non è considerato o non è avvertito per l'importanza che ha. Guardate, in Europa si determina tutta quanta la politica. In Europa fare una politica sbagliata in Europa significa avere problemi e ripercussioni all'interno della propria nazione. Allora io volevo fare soltanto ricordarvi soltanto una cosa, sia il governo Monti, il governo Letta e adesso il governo Renzi, precedentemente si sono impegnati con la firma del Fiscal Compact, forse è un termine che non tutti o non gli addetti, chi non è addetto ai lavori non riesce forse a percepire che cosa significa. L'Italia, firmando il Fiscal Compact, si è impegnata a restituire in Europa per 20 anni 54 miliardi di euro all'anno. Allora io mi chiedo, per dare 54 miliardi di euro all'anno, questo che cosa significa? Significa disoccupazione, significa ancora di più pressione fiscale altissima, significa crisi della sanità, crisi della scuola e disoccupazione. Noi questo non ce lo possiamo più permettere. Poi, ripeto, noi abbiamo bisogno, io mi sento, ma penso tutti gli uomini politici che sono mossi dalla necessità di fare politica per passione o per portare un contributo, è quello di rifar rinnamorare la gente della politica. Io mi sono sentito dire in questi diciamo viaggi che sto facendo, dice, ma tu sei una persona per bene, perché sei sceso in politica? Allora io mi sono guardato, forse è stato detto a mio fratello in un incontro, dice guarda, mio fratello sta facendo una campagna elettorale bellissima, non sta sbagliando una mossa, l'unico ha un solo problema, forse lui si è preoccupato, dice, e qual è? Dice una persona per bene. Allora noi per forse la disattenzione degli uomini, di alcuni uomini politici, la gente è convinta che chi fa politica non è persona per bene. E allora noi tutti dobbiamo contribuire a far riavvicinare di nuovo la gente alla politica, e questo lo si fa soltanto stando sul territorio,
facendo politica con la gente e tra la gente. Mi fa piacere che prima il sindaco Gabriele Bianco ha fatto una precisazione sul proporzionale. Guardate, il proporzionale forse è la legge più aberrante che possa esserci, perché il proporzionale elegge gli uomini politici che non conoscono niente del territorio. I cittadini forse vanno a votare senza sapere nemmeno per chi hanno votato, e chi è nelle grazie di un leader di partito viene nominato, il famoso nominato. Questo non deve più succedere, non deve più succedere, perché significa allontanarsi dal territorio, non sapere i reali problemi della gente, e quindi la politica deve riavere di nuovo l'alto valore, quello di stare al servizio della gente, al servizio dei cittadini. I cittadini devono pretendere dei politici, ma non pretendere chissà che cosa, pretendere la presenza sul territorio, perché per fare politica oggi non si può fare, Gabriele non lo consente, politica slegati. La politica deve essere fatta in modo sinergico, stando sul territorio. Il governo centrale deve interagire con le regioni, con le province, con i comuni, ma soprattutto con i comuni, perché forse un sindaco, un consigliere comunale è quello che in effetti è il primo, possiamo dire, il pronto soccorso, è quello che in effetti è il ricettore di tutti i problemi quotidiani di una famiglia che non trova lavoro, oppure che non ha effettivamente nemmeno i soldi per poter comprare il latte ai propri figli. Quindi significa che noi dobbiamo fare tutta una riflessione. Se siamo a questo punto di crisi è perché qualcosa è stato sbagliato, e quindi noi dobbiamo rinnovarci, ma soprattutto la politica si deve rinnovare nelle idee, cioè nella modalità di fare politica. Un'altra cosa che mi preme dire è che il mio partito Fratelli d'Italia ha affrontato in maniera, diciamo, puntuale, ma in maniera energica. Questo non significa però razzismo, io ci tengo a precisare, la questione dei cinesi. Oggi noi siamo invasi dai cinesi, sempre per il tipo di lavoro che faccio. Sapete la cosa più difficile qual è? È notificare una cartella esattoriale di un cinese, perché non lo trovate. Mentre un italiano, un'azienda italiana, un imprenditore è registrato all'anagrafe tributaria, è individuabile, il cinese no. Il cinese non paga le tasse. Quanti di voi ai cinesi pagano sempre soldi, pagano peggiori in contanti e mai con assegni o con bonifici? Questo c'è, significa c'è sicuramente che c'è qualcosa che non va. Non pagano le tasse, non assumono il personale in maniera regolare. Ebbene, in questo modo è semplice fare l'imprenditore. Dall'altro lato assistiamo a decine e decine di aziende che dopo anni di storia aziendale sono costretti a chiudere. E allora questo non significa che Fratelli d'Italia è contraria agli imprenditori stranieri. Ben vengono gli imprenditori stranieri, ma venire in Italia significa rispettare le leggi italiane, rispettare le regole, mettersi in regola con il fisco e assumere il personale in maniera regolare, perché altrimenti noi non andiamo da nessuna parte, saremo sempre costretti a soffrire e la crisi ci copre, ci invade sempre di più. Un'altra cosa importante che volevo, che mi premeva dire, era la questione dell'immigrazione, degli immigrati clandestini. Gli immigrati clandestini, come diceva l'onorevole Alemanno, costano 30 euro al giorno. 30 euro al giorno sono 900 euro al mese. Guardate, io forse nella mia infanzia ho sempre sentito parlare di pensioni, sempre sentito parlare di persone che hanno difficoltà nel sociale, perché sapete benissimo chi è mio padre, la mia famiglia. Mio padre si è sempre occupato di invalidistica civile, il presidente nazionale dell'ANMI, cioè un'associazione storica che ha fatto storia dell'invalidità e del sociale. E quindi una volta ero con lui a Roma e la sua associazione chiedeva 50 euro al mese di aumento per un invalido. Erano 2 euro
potresti sentir dire: Presidente, non è possibile, perché lo Stato non si può permettere di dare 2,50 € al giorno ad un invalido, però noi paghiamo 30 euro al giorno ad un immigrato che moltiplicato per 30 giorni è il doppio della pensione di un disabile. E allora quindi c'è qualcosa che noi dobbiamo rivedere. Dobbiamo rivedere soprattutto nella politica, rivedere soprattutto nella modalità di affrontare i problemi. Perché guardate, non è più il tempo forse di fare politica stando chiusi nelle stanze dei palazzi, fare filosofia della politica. La politica la si deve fare tra la gente, nel territorio, sapere effettivamente i problemi reali. Oppure in questa terra, in questa zona, in queste stanze è stato girato il film con Beppe Diana. Noi abbiamo il problema dei rifiuti tossici, i rifiuti tossici che hanno portato questo paese, come tanti altri paesi che ha vocazione agricola, a non poter più vendere i propri prodotti, cioè gente, agricoltori che si sono trovati in piena crisi. Sicuramente la politica ha sbagliato, ha fallito, ma io vorrei fare anche un appello ai mass media di non fare tutto un erbo un fascio, di andare effettivamente a delimitare quelle zone che effettivamente i rifiuti tossici sono stati seppelliti, perché io non penso che tutto il territorio è invaso da rifiuti tossici. Quindi ripeto che la politica si deve rimboccare le maniche soprattutto affrontando i problemi reali del territorio. Io non voglio più dilungarmi molto perché abbiamo un altro impegno, appuntamento in un paese più vicino. Io vi ringrazio tutti, veramente sono emozionato. Io sono Thank you.
Thank you.